Gloria a Dio, benedizione a tutti, ringraziamo Dio di questi messaggi veramente edificanti attraverso gli altri ministri, come lo Spirito Santo questa sera ha potuto parlare a tanti cuori, anche a me ha parlato tanto e ringrazio Dio. È bello attingere da fonti veramente usati dallo Spirito Santo. Gloria a Dio, benedizioni. Questa sera voglio parlarvi di ciò che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. È una cosa molto importante e sorge una domanda alla quale molti credenti non stanno attingendo alla vera fonte. Quindi la domanda sorge: dove stai attingendo? Da dove stai attingendo? E in chi ti stai fortificando? L'Apostolo Paolo usava un linguaggio di guerra. Se noi andiamo a vedere questi insegnamenti attraverso la parola, è proprio lui che era un soldato, usa frequentemente questi linguaggi di guerra, ma non perché era un soldato, ma perché lui veramente era consapevole nello spirito che c'erano nemici da combattere. E quindi oggi lui, attraverso di lui, la parola ci conferma che siamo ancora in guerra, e anche noi, e dobbiamo conoscere i nostri nemici. I nostri nemici, il primo nemico è la nostra carne, poi c'è Satana, poi c'è il sistema di questo mondo, ma dobbiamo sapere ancora che un vero cristiano è un soldato di Cristo. Quindi inizia già a comprendere che un vero cristiano è un soldato di Cristo. Un soldato di Cristo è chiamato alle armi. Conosce gli strumenti, conosce le modalità della battaglia. Sono un cristiano, sono un soldato di Gesù Cristo. Inizia già a dire. Inizia già a proclamarlo nella tua vita, oggi, questa sera, in questo momento. Io sono un soldato di Gesù Cristo e sono stato arruolato nel suo esercito. Amen. Siamo in guerra. Dobbiamo conoscere che il nemico cercherà sempre di deviare il nostro sguardo da questo mondo spirituale. Il nemico, come l'Apostolo Paolo ci dice, sì, siamo in guerra, che dobbiamo avere gli occhi aperti nel mondo dello spirito, discernere le cause spirituali che determinano le situazioni negative, le trappole del nemico. Dobbiamo avere gli occhi dello spirito aperti, il discernimento degli spiriti. Il discernimento delle cause, perché la maggior parte, se è sempre così, che tutto quello che determina una situazione negativa dipende sempre da una causa spirituale. E noi dobbiamo conoscere queste cause spirituali che determinano questa nostra condizione negativa nella nostra vita. A tutto questo c'è un rimedio, c'è la parola che ci insegna, c'è lo Spirito Santo che ci rivela, ci dà una mano a combattere, ci dà una mano a comprendere soprattutto, a comprendere che è la cosa più importante. Amen. Vuole farci credere che i problemi sono le persone e non chi domina le persone. Vuole farci credere il nemico che le persone vanno combattute e non le cause che dominano le persone. Noi siamo soldati di Gesù Cristo e dobbiamo avere gli occhi aperti nel mondo dello spirito, discernere le cause spirituali che determinano le situazioni negative che creano le trappole del nemico. C'è una chiave molto importante in secondo Timoteo 2:1, che lo leggeremo insieme, dove l'Apostolo Paolo esorta, ci esorta in secondo Timoteo 2:1,
ci esorta. Dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Un'altra versione dice anche attingi, sempre forza. Cosa significa attingere? Prelevare dell'acqua da un pozzo, prelevare l'acqua da una cisterna, prelevare con un secchio. Attingi sempre forza, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Questa è la prima chiave, perché per mezzo della sua grazia che abbiamo l'accesso al trono di Dio, è per mezzo del suo amore incondizionato che noi riceviamo il discernimento degli spiriti, delle cause spirituali. Quindi, che tu possa avere una maggiore rivelazione della grazia, affinché tu possa avere i benefici del suo grande amore incondizionato. Amen. Quindi è importante attingere alla grazia di Dio, fortificarsi nella grazia di Dio, perché senza di essa noi non possiamo avere quello accesso al trono della grazia. Amen. Quindi io voglio dirti una cosa questa sera, prima che vado avanti. Ti senti soldato di Cristo? Se stai guerreggiando è normale. Se stai in battaglia è normale, perché siamo soldati di Cristo. Hai indossato l'armatura di Dio e allora non preoccuparti, perché la vittoria è stata già decretata sulla tua vita, ma ti devi sentire arruolato in questo esercito. Siamo in questo mondo dominato dal male, dominato dal maligno, ma lo Spirito Santo è con noi, la parola è con noi, nulla potrà farci del male se abbiamo delle giuste indicazioni, se seguiamo quelle giuste indicazioni che la parola ci dà. Amen. Ancora l'Apostolo Paolo ci esorta, Efesini 6:10. Efesini 6:10, lui parla dell'armatura, lui parla di guerra. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Sorge una domanda: dove tu ti stai fortificando? Ti stai fortificando in un uomo, in un libro, in una favola, in una storia? Dove tu oggi, 2024, ti stai fortificando? L'Apostolo Paolo ci dice proprio così: fortificati nel Signore, cioè nella sua parola rivelata e nella potenza dello Spirito Santo. La parola rivelata mette in azione lo Spirito Santo. Vedrai la sua potenza agire. Fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza, nella parola e nello Spirito Santo. Questa è la direzione dove tu oggi, questa sera, devi comprendere che hai bisogno di fortificarti perché siamo in guerra. Qualcuno dice non è vero che siamo in guerra, sono tanti a dire che Dio ha già fatto tutto, Dio ha già compiuto ogni cosa, ma le persone sono ammalate, i problemi ci sono, la realtà di queste cose esiste, il mondo spirituale è reale, il mondo spirituale è reale, quindi non ti sottomettere a queste menzogne. È vero, Dio ha fatto ogni cosa, è vero che Dio ha creato ogni cosa, è vero che il sacrificio della croce è stato compiuto per ogni cosa, per i nostri benefici, ma tu te li devi guadagnare con la guerra, con le battaglie, con la preghiera, con la fede, perché è stato già fatto. A me, tu ti devi solo prendere quello che è già stato fatto dal nostro Signore Gesù Cristo. Quindi esorto ancora con questa domanda:
Dove ti stai fortificando? Nel Signore, nello Spirito Santo o in un altro luogo? Quindi comprendi questo questa sera. Comprendi dove tu ti stai fortificando. Forse ti hanno spedito un libro e ti stai fortificando su quel libro. Amen. Che quel libro cammina in parallelo alla parola. Amen. Ma se quel libro è fuori dalla parola di Dio, abbandona quel libro e fortificati nella parola. In questo, nella parola rivelata, fortificati in lei. Amen. È la cosa più importante di un soldato arruolato nell'esercito di Gesù Cristo. Noi con le nostre forze non possiamo combattere. Qualcuno dice io me la vedo io, combatto io. Tu con le tue forze non potrai mai combattere, perché saremo soldati, siamo soldati senza la parola e la potenza, siamo soldati fragili e deboli. Amen. Quindi dobbiamo attingere dal Signore la forza necessaria per opporci agli attacchi del maligno e condurre un combattimento efficace contro le sue insidie. Come ho detto prima, il significato di attingere è tirare su acqua da un pozzo, attingere parola, rivelazioni, visioni, a me, attingere per una crescita spirituale. Se non stai crescendo, significa che stai attingendo acqua da un pozzo sbagliato. L'unico pozzo che ti darà acqua di vita che ti farà crescere è Gesù Cristo. Amen. È Gesù Cristo. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Gloria a Dio. Quindi le insidie del nemico, le menzogne del nemico sono tante, sono tante. Il nemico cercherà sempre di mettere dubbi nella tua mente quando ti metti a pregare, a intercedere. Lui metterà sempre dubbi nella tua mente. Chissà se la mia preghiera va ad effetto. Sì, chissà se ho pregato bene. Prega con la parola. Amen. E il dubbio ti lascerà. Prega che lo Spirito Santo ti possa dare una parola rivelata. E il dubbio ti lascerà. Perché la parola rivelata mette luce nella tua vita. Gloria a Dio. L'Apostolo Paolo parla di combattimento, come ho detto prima, perché? Perché lui realmente sa che esiste un mondo spirituale e ci sono delle guerre ogni giorno, ogni giorno. Io sono in guerra, amen, ma so che in Cristo sono più che vincitore. In Cristo ho la vittoria, in Cristo ho la vita eterna, in Cristo io posso dire o morte, dove è la tua vittoria? Alleluia! Hai questo coraggio di dire in Cristo io posso dire o morte, dov'è la tua vittoria? Gloria a Dio, io ho la vita eterna e mi combatto questa mia benedizione eterna. Gloria a Dio. L'Apostolo Paolo ancora ci insegna in 1 Timoteo 6,12, 1 Timoteo 6,12, dopo aver esortato a fortificarsi nel Signore e nella potenza dello Spirito Santo, lui menziona queste parole. 1 Timoteo 6,12 dice: combatti il buon combattimento della fede. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede con il cuore e con la bocca, in presenza di molti testimoni. Ma la cosa importante è comprendere: combatti
Il buon combattimento della fede. Quale combattimento tu stai combattendo? Al di fuori quello di perseverare la tua fede. Ascolta, quando arriva un problema, il nemico si usa di quel problema per rubarti la fede. Quando un matrimonio sta per distruggersi, è perché il nemico si usa di quella divisione per rubarti la tua fede. Quindi, perché lui sa che con la tua fede tu restaurerai il tuo matrimonio, con la tua fede tu vincerai le battaglie, con la tua fede tu afferri il miracolo, con la tua fede tu afferri la guarigione. Amen. Si usa del male, si usa delle malattie per farti cadere, ma tu usa la fede per dichiarare la vittoria. Usa la fede per dire tutte le sue condanne sulla tua vita non ti appartengono più, perché in Cristo sei una nuova creatura. Sei una creatura nuova. E Dio ha fatto tutte le cose per te nuove. Amen. Chiediamoci ancora, perché si debba combattere usando la fede? Ovviamente, uno può combattere come gli si conviene, ma perché devo usare la fede? Cosa ha di straordinario la fede? Combatti buon combattimento della fede. Cosa ha di straordinario la fede? La mia fede di straordinario è che vede nel mondo spirituale. La mia fede ha degli occhi e vede il tutto è compiuto di Gesù Cristo sulla croce. La mia fede non vede le sconfitte. La mia fede non vede la malattia, vede le guarigioni. La mia fede vede restaurazione, non divisioni. La mia fede vede riconciliazioni. La mia fede non vede distruzioni. La mia fede vede il successo, non vede il fallimento. Ecco perché bisogna combattere il buon combattimento della fede. Persevera. Custodisci la fede, che è la cosa più importante. Fortificati nel Signore e nella sua potenza. Fortificati nella parola e nella sua potenza, nello Spirito. Nello Spirito. Fortificati ogni giorno. Ricevi una parola rivelata ogni giorno. Chiedi allo Spirito Santo di rivelarti la parola. Di rivelarti la parola. Un messaggio per te ogni giorno per far fronte alle battaglie quotidiane, perché ci sono, non ci nascondiamo, ci sono. L'80% dei matrimoni cristiani è in fallimento. Ci sono tante battaglie nascoste, chiuse in casa, che non sono alla luce, per vergogna, ma noi ministri conosciamo ogni pecora. Soprattutto Gesù Cristo, che è il buon pastore, ci rivela come aiutare queste persone. Quindi veniamo a conoscenza di tante situazioni e il nostro cuore piange per queste situazioni. Il nostro cuore riceve la compassione di Gesù Cristo per avvicinarci a queste persone. E noi preghiamo. Ci spendiamo del tempo per riconquistare quei cuori. Amen. È importante fortificarsi nella parola. Oggi 2024. Lascia la fonte dove vedi che non porta frutto. Se tu ti stai abbeverando a una fonte e hai sempre sete, significa che quell'acqua non disseta. La vera acqua la trovi in Gesù Cristo. Alleluia. Secondo Timoteo 4:7, ancora l'Apostolo Paolo
Per me questo è una cosa straordinaria della sua vita, la cosa più straordinaria che io anche io un giorno potrò dire. Ho combattuto il buon combattimento. Amen. Che anche tu lo possa dire. Ho finito la corsa, ho osservato la fede. Alleluia. La cosa più straordinaria di Paolo. Ho combattuto il buon combattimento della fede. I suoi anni erano stati vissuti a combattere. Ho finito il tempo qua giù. Mi aspetta un'eternità lassù. Ho finito il mio tempo qua giù perché ho osservato la fede. Alleluia. Ho vinto. Ho vinto. Ritorno in gloria. Che anche io un giorno posso dire questo. Ho combattuto il buon combattimento, ho vinto, alleluia, ho vinto perché Gesù Cristo era con me quando io combattevo nelle mie battaglie, lui è stato sempre con me. Ho combattuto, sono sceso in battaglia, sono sceso nella valle della morte. Lì ho combattuto, lui mi ha rialzato perché ho vinto perché Gesù Cristo ha vinto già la morte. Che tu possa dire questo, secondo Timoteo 4:7, per te ho combattuto il buon combattimento della fede. Non aver paura di dichiararlo. Ho finito la corsa. Un giorno lo dirai nel nome di Gesù Cristo. Tutti lo diranno. Ognuno lo dovrà dire. Ho finito questa corsa su questa terra. Qua giù. Adesso mi aspetta la gloria. Amen. Ho osservato la fede. L'unica cosa più importante di un vero cristiano. Ecco perché dobbiamo comprendere. Dove ci stiamo fortificando e da dove stiamo attingendo. È importante, sì, è importantissimo oggi. Ci sono più problemi nelle famiglie cristiane che nel mondo. Perché dico questo? Perché il mondo senza Cristo è già nel peccato. Non è che il mondo senza Cristo cade nel peccato, è già nel peccato. È già nella tribolazione, senza Cristo è già condannato. Il problema è nella Chiesa e nella vita cristiana di una persona che ha dichiarato con la propria bocca, come diceva la parola, ricordati di quella bella confessione che hai fatto. Signore, io ti ricevo nella mia vita come personale salvatore. Ma non stiamo attingendo al Salvatore. Ecco perché il nemico si sta divertendo, io lo vedo, si sta divertendo tanto con i cristiani che non si fortificano nella parola, non si fortificano nella potenza dello Spirito Santo. Ti voglio dare l'ultimo versetto perché è il più importante, che racchiude tutto quello che abbiamo parlato. Daniele 10:19. Daniele 10:19. Vediamo una cosa importante, come la parola di Dio rilascia la forza in Daniele. Daniele 10:19. E ancora oggi Dio vuole fortificarci attraverso la parola. È l'unico modo che ci può fortificare attraverso la parola. Dice, e disse, o uomo grandemente amato, non temere, pace a te, riprendi forza. Sì, riprendi forza. Quando mi ebbe parlato, io ripresi forza e dissi, parli pure il mio Signore, perché mi hai dato forza. Amen. Cosa diede forza a Daniele?
la parola di Dio, la parola di un padre dà forza a un figlio. E così anche Gesù, quando si presentò ai discepoli, disse pace a loro, pace a voi. Erano in un momento critico, i soldati li stavano cercando perché li volevano arrestare, avevano paura. Con la parola ci fu un trasferimento di pace. Daniele ricevette forza. Quando mi ebbe parlato quella voce, io ripresi forza e dissi: parli ancora, Signore, parlami ancora, perché mi hai dato forza. Alleluia, amen. Questa sera io voglio solo pregare per te. Se non ti stai fortificando nel Signore, ti stai fortificando in un altro luogo o con un altro metodo sbagliato, non stai vedendo il risultato. O forse lo stai facendo per mancanza di conoscenza? Non aver vergogna di dire sì, io non mi sto fortificando in Gesù Cristo e nella sua parola, nella sua potenza, mi sto fortificando in un libro strano che mi hanno regalato, mi sto fortificando in un uomo. Oggi io voglio pregare che tu possa ricevere rivelazione e cambiare posizione, cambiare sorgente, che tu possa attingere l'acqua a quella sorgente di vita. L'unica sorgente di vita si chiama Gesù Cristo. Amen. È importante, proprio come Daniele. Daniele si trovò in un momento di digiuno. Un angelo gli impediva le forze, ma arriva la parola, un angelo del nemico, arriva la parola parla. Quando Gesù parlò, ricevete pace, lui parlò, gli trasferì la pace, gli trasferì la potenza. Affidati. Affida la tua lettura allo Spirito Santo e lui te la rivela, te la trasforma in potenza, in azione. Una lettera morta dove molti si affidano, si fortificano nella lettera morta, senza vita, non vedranno mai cambiamento. Non vedranno mai restaurare un cuore, restaurare un matrimonio, restaurare una famiglia. Perché solo la potenza della parola, attraverso lo Spirito Santo, può fare questo. Amen. E anche Pietro ci esorta. Pietro ci esorta in 1 Pietro 5,9, non l'ho dato alla regia, ma lo leggo io. Dice: resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Le stesse sofferenze che tu hai, le stesse sofferenze che ha una sola persona, un'altra persona, scusate, ce li hai anche tu forse? Forse ce li ho anche io? Le stesse sofferenze che si compiono nella vostra fratellanza, sparsa per il mondo, ci sono, ma la chiave è sempre la stessa. State fermi nella fede. Non state fermi a casa, non state fermi sul divano aspettando che arriva il cambiamento, aspettando che arriva la guarigione,
Combatti il buon combattimento della fede, stando fermo. Alleluia. Il nemico viene per rubarti la fede. Il nemico viene per distruggere quel poco di fede che è stato creato dentro di te. Alleluia. Combatti il buon combattimento della fede. Fortificati nella grazia che è in Gesù Cristo. In Gesù Cristo. Fortificati ogni giorno nella piena rivelazione della grazia, ma non quella che tutti ti raccontano. Siamo salvati per grazia, amen, quindi tutto ci è concesso. Questa è una menzogna, non ti stai fortificando in questo. Quando tu dichiari tutto mi è concesso perché sono sotto la grazia, io ti dico come ministro di Dio attraverso una rivelazione che le porte della grazia si stanno per chiudersi. Le porte della grazia si stanno per chiudersi. Fortificati adesso, fallo in fretta, fortificati nella grazia. Fortificati nella parola, fortificati nello Spirito Santo. Non sappiamo domani cosa ci accadrà, non sappiamo che Satana cosa sta preparando. Di certo non cose belle per la Chiesa, di certo non cose buone per la Chiesa. Non sappiamo le strategie del nemico, ma lo Spirito Santo ce lo rivela. Lo Spirito Santo ci mette in guardia, ci mette in guardia. Ti sta dicendo questa sera, fortificati nella parola, fortificati in Gesù Cristo, fortificati nello Spirito Santo e combatti il buon combattimento, perché quando tutto verrà alla luce, quello che il nemico sta preparando, tu hai serbato la fede, hai un livello di fede per far fronte alle altre battaglie. No, perché dico altre? Perché oggi io ho finito, proprio oggi, io personalmente ho finito una battaglia, ma so che domani devo iniziare un'altra battaglia. È un compito che Dio mi ha dato perché sono un soldato di Gesù Cristo. Sono un soldato di Gesù Cristo. Arruolato nel suo esercito per intercedere, per combattere, per aiutare le persone. Sono stato formato per ogni opera buona della fede. Lo sei anche tu, lo sei anche tu. Alleluia. Persevera, conserva, conserva la fede. Curala. Amala, non lasciare che il nemico rilascia dei dubbi nella tua mente. Non lasciare mai. Per questo la parola rivelata porta luce sul sentiero che stai attraversando. Amen. Paolo parla di un'armatura. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Quando devi indossare l'armatura? Quando il nemico ha già messo in atto la battaglia o prima? L'armatura la devi indossare prima. Ti devi preparare prima, non nel momento della guerra. Sempre posso dire, dal giorno che hai ricevuto Gesù Cristo, dal giorno che hai fatto quella bella confessione di fede, io ti servirò per l'eternità, io non ti abbandonerò, Signore. Ti ricordi di quella bella confessione? Io sarò sempre con te, Signore, ovunque tu andrai. Anche noi l'abbiamo ripetuto queste cose. Signore, io sarò sempre al primo posto. Io andrò sempre in chiesa a servire. Ti ricordi di questa parola, di questa confessione?
L'hai mantenuta questa promessa che hai fatto? Il 90% no. Perché? Hanno iniziato a fortificarsi, a prendere forza in cose che non c'era la forza. Perché è solo Cristo che ci fortifica. È solo Cristo che ci può dissetare. Amen. Gloria a Dio. L'armatura di Dio, l'armatura di Dio, indossala questa sera. Riprenditi quella posizione in Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Rialzati da dove sei caduta, rialzati da dove sei caduto, riprenditi quella posizione. Qual è la tua posizione? In Cristo io sono seduto nei luoghi celesti, quella è la mia posizione, quella è la tua posizione. Immagina ora di essere seduto in Cristo. Dov'è seduto in Cristo? Alla destra, ma è seduto su un trono. Prendi quella posizione di comando nello spirito, inizi a dominare, inizia a dichiarare, inizia a profetizzare, inizia ora a prendere questa posizione di dominio sulla malattia, sui tuoi miracoli, sul tuo matrimonio. Inizia ora da una posizione di comando, da una posizione di autorità, da una posizione di regno, perché noi siamo chiamati a regnare. Qualcuno dice io sto vivendo su questa terra. No, io sto regnando perché io sono figlia, sono figlio di un re. Alleluia, sono figlio di un re. Io non mi accordo con la malattia, io non mi accordo con il fallimento, io mi accordo con le benedizioni che si trovano nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Io mi accordo con quelle e le rifiuto dalla mia vita. La mia casa, la mia casa, la mia casa non vedrà mai il fallimento. Nella mia casa ci sono beni a sazietà. Fortifica, questa è la parola, questa è la parola. Cibati della parola. No di strumenti fallaci. No di studi fallaci. No di libri fallaci. Di no questa sera. Da questa sera io mi riprendo la mia identità in Cristo. Sono un discepolo. E lascio che lo Spirito Santo mi offre un buon discepolato per mezzo della parola. Alleluia. È importante, carissimi. Non ci nascondiamo dietro ai fallimenti. Fallimenti, fallimenti, fallimenti. Storie, storie, storie che nemmeno tu vorresti ascoltare a volte e ti piange il cuore. Ti piange il cuore veramente quando ascolti storie di fallimenti, soprattutto di matrimoni. Perché è accaduto? Perché accadono queste cose? Nella Chiesa che dovrebbe essere testimone di Gesù Cristo. Perché abbiamo sbagliato il luogo dove possiamo fortificarci, abbeverarci, attingere. Abbiamo sbagliato cisterna, abbiamo sbagliato uomo. Amen. Gloria a Dio. Non voglio andare oltre, si è fatto un poco tardi. La cosa che ti voglio dire, fortificati nella piena rivelazione della grazia, non l'ABC, salvati per grazia e altro, ma non sto io qui a rivelarti la piena rivelazione. Lascia che lo Spirito Santo ti rivela tutto quello che la grazia ti può offrire. Lascia che lo Spirito ti rivela questo, tutti quei benefici che sono attraverso la grazia e che tu oggi non li stai usando. Che tu oggi non li usi perché non li conosci, per mancanza di conoscenza. Afferra
il buon combattimento della fede. Sono dei consigli che ti sto dando. Combatti, l'unico combattimento è quello della fede, nient'altro. No, smettila di combattere le persone, smettila di litigare con le persone, smettila. Non è nostra competenza. Noi abbiamo un'arma potente. Noi riusciamo a dominare ciò che domina quelle persone che ti danno fastidio. Smettila con le persone. Inizia a dominare nel mondo spirituale, da una posizione di comando nei luoghi celesti. Sei al di sopra tu di queste cose. Sei al di sopra. Amen. Fortifica la tua fede. Apri gli occhi della fede, inizi a vedere cuori ravveduti, inizi a vedere cambiamenti, inizi a vedere restaurazione, inizi a vedere le guarigioni. Credi in ciò che la tua fede vede, in ciò che i tuoi occhi della fede vedono e trasportalo nei cuori delle persone, soprattutto nella tua casa e nella tua famiglia. Alzati. Alzati da questo posto sbagliato dove ti sei cementato, alzati, rimuoviti, 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 fai un passo di fede questa sera. Io questa sera voglio togliermi da questa posizione cementata e lascio che la potenza dello Spirito Santo fluisce attraverso di me. Dichiaro nel nome di Gesù Cristo. Da questa sera io inizierò di nuovo a fortificarmi nella parola, nella potenza e lo Spirito Santo mi darà rivelazione, mi darà luce, mi darà discernimento degli spiriti, mi darà il discernimento delle cause spirituali che determinano le situazioni negative. Non combatterò più le situazioni, ma combatterò, chiuderò le porte alle cause spirituali nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen.